perché cazzo mi faccio convincere sempre a recensire giochi di merda. Ovviamente scherzo, comunque sia, facciamoci un altro gameplay di Medal of Honor Warfighter, tanto per testare se le connessioni siano migliorate in quest'arco di una settimana. Che dire, proviamo. Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale. Come d'anticipo, ho ripreso in mano Medal of Honor Warfighter per diciamo incazzarmi un altro po', visto che i server sappiamo già come sono una merda. Mi è stato chiesto da un mio fan, da un ragazzo che mi ha commentato il video di precedentemente da me fatto, quello di Medal of Honor connessionati on the road, di riprovare a fare un altro video su Medal of Honor, e io accetto la sfida, la tua sfida, e ne faccio un altro sperando di non incazzarmi troppo e di non staccare. Come sempre te lo dico subito, gli do due tentativi, se mi butto fuori entro due tentativi me ne vado, mi butto dal balcone. No, scherzo, ovviamente. Quindi mettiamoci in posizione. Tattica. Trova partita. Andiamo su. Io andrei sempre su quello. Come cazzo si chiama? Deathmatch a squadre. Deathmatch a squadre. Andiamo. Partita veloce. Andiamo, mettiamoci le cuffie. Speriamo che me la trovi in due secondi. Guardiamolo. Dai. Dai che ce la fai, dai che ce la fai, dai che ce la fai, dai che ce la fai. Incominciamo la partita, questa è la prima. Vediamo se questa volta non verrò buttato fuori. E lo spero con tutto il cuore. Ragazzi, veramente, mettiamoci subito il comando per partire. Sono uno svedese. Dai, veloce, andiamo. Allora, partiamo subito. Sento gli spari qui. Mamma mia, subito a correre. Il curre uccide il primo. Dai, carica veloce. Oh, mi sta sfondando le orecchie queste cuffie, mamma mia. E recupera. Non muori. 100. Ah, ok. L'altro lo. Compagno, dai, non morire, non morire, ragazzo. Non morire. Non morire. Non mettete infine nelle fessure più inappropriate, zio. Allora, rimettiamoci in posizione. Vediamo un pochettino come possiamo. Scordiamoci, minchia, granata ragazzi. Tutto degli spari che mi fanno. Mamma, nascondiamoci. Dai. Andiamo qui a destra, vediamo un pochettino qui a destra se c'è qualcuno, non c'è nessuno. Proviamo ad andare ancora qui a destra e entrare di nuovo nell'edificio. Speriamo che ci sia qualche nemico. Vedo qualcosa lì, non c'è niente. Proviamo di nuovo a girare a destra, speriamo di trovare qualche stronzo. Non c'è nessuno, dai, nessuno. Nessuno mi vuole affrontare, sento degli spari. Mamma mia, ucciso. Grazie a Dio, mi hai salvato. Come hai fatto? Come hai fatto? Ah. Ok, perfetto. Anche italiano, ragazzi. Dai, è morto anche il mio compagno. Che palle. Dai! 30 anni per ricomparire. Ragazzi, veramente mi sto assordando. Ho messo il volume un po' troppo alto, forse. Proviamo a vedere qui. Muori. Grandissimo. Morto uno. Andiamo. Dai. Allora. Vediamo un pochettino qui vedo questo punto. Mi sa che è il punto di rigi. Muori, grandissimo. Sento una, vedo una luce. Ah, sono queste cazzo di cose. Cosa c'è qui? Non c'è niente, ragazzi. Proviamo ad andare qui a dritto e poi giriamo a sinistra. Speriamo di trovare qualche nemico su quelle scalinate. Esplosioni dal nulla. Proviamo a salire qui su. Vediamo se c'è qualcuno subito. Perfetto, ma guarda, non funziona. Mi sono fatto spaventare, ragazzo. Giovane ragazzo, zietto mio. Allora, eccone uno. Vieni qui, vieni fuori. Ragazzi, quanto faccio schifo! Andiamo qui nell'edificio velocemente, giriamo a sinistra. Proviamo a scendere qui a sinistra, vediamo se c'è qualcosa di decente. Saltiamo. Ma che cazzo sei? Che cazzo sei?
Ma vaffanculo! È rappari veloce, dai! Questo coglione che si incastra nella fessura, io... Io no! Non ti ho chiesto di ricomparire qui! Ah! Sali! Oh, grazie zio! No! No! Cazzo! Non ci credo! Veramente qui è difficile, ragazzi, vincere perché... Cioè, vincere, muoversi perché è veramente... molto impegnativo, sembra... Sembra... un po' strano, sembra... Il Call of Duty... Mamma mia quanto è rigido il controller, mamma mia! Mi sto assordando! È scappa! Grande! È mezzo morto, perché sei mezzo morto? Non c'è una granata! Granatu! Non c'è più nessuno, vabbè. Pensa, ragazzi, veramente mi sto assordando. Aspetta un attimo che abbasso. Abbasso un pochettino il volume perché veramente riesco. Fanno malissimo le orecchie. Le orecchie mi stanno sfondando. Zio, fammi spaventare. Devo mandare dritto e poi giriamo a sinistra. Mamma. Allora, vediamo un pochino. Vediamo un pochino se qualcuno arriva da qui, cazzo, nascondiamoci. Corri! Andiamo! C'è nessuno. Si spara che mi stanno perforando le orecchie, proviamo ad andare qui. Grande, mi sono salvato! Mamma mia! Proviamo a lanciare una granata. 30 anni. Ovviamente se non riesco, se lancio la granata da quella parte mi arriva dietro. E che ci vogliamo fare, ragazzi? Nasconditi, zio, non morire. Poi la musichetta di... Uccidilo! Ma fai cagare! Almeno abbiamo vinto, ragazzi, la prima andata. Addirittura. Ma volevo essere la squadra. Guardate, bravissimo il mio compagno. Arrivo come ultima squadra perché ho punti... L'unico a fare i punti della mia squadra sono io. E comunque sia la stessa cosa, la stessa storia di Battlefield. Ci vuole 30 anni a salire di grado. Ma stiamo scherzando. Per sbloccare un'arma devo morire qui. Morire qui 30 giorni. Da, che palle. Vai avanti. Muoviti, da. Avanti, non me ne frega un cazzo. Velocizzati. Non ci siamo, ragazzi. Non va bene sta cosa. Che squadra di merda. Guardate cosa c'ho a fianco. Cioè, che compagno di merda ho, ragazzi. Michie. Fai schifo, dai, 1-2. Faccio schifo anche io, non per dire, perché non ci gioco mai a questo gioco. Però, seconda partita, ragazzi. Questa volta la connessione mi sta assistendo. Ancora te in squadra, che palle! Ah, ripariamoci lo svedese, vediamo un pochettino se riusciamo a fare il culo. Ma lo sentite, ragazzi? Questo coglione si mette a cantare in guerra. Tranquillo. Un droghino, ragazzi, un droghino, veramente. Allora, queste mappe non le conosco, quindi proviamo a muoverci qui a destra. Spostiamoci, gli elicotteri che ci passano sopra. Bello. Vuoi slittare un altro po', ragazzo? No. Ah, vedo un punto rosso che non so cosa significhi. Camion che esplodono dal nulla. Muori, stronzo, muori. Che è il punto di respawn degli avversari, quindi io provo a girarli. Ma vaffanculo, camper di merda, ragazzi, camper di merda. Non bastano su Black Ops, su Battlefield 3, su Modern Warfare 3, su Black Ops 2, no, anche su Medal of Honor Warfighter. Comunque sia, ripartiamo. La mia arma è mezzo viola, non so il motivo per cui sia mezzo viola, ma vedo uno stronzo che ovviamente non so se sia uno stronzo o se sia solo la mia immaginazione. E sicuramente sarà la mia immaginazione perché non gli ho fatto niente. Tanto degli spari che sicuramente non provengono da... Che cazzo è sta cosa? Mina di prossimità! L'ho scoperta dopo, ragazzi, non l'avevo neanche capito, ve lo giuro. Allora, muoviamoci piano, ragazzi, perché ovviamente... Se non sbaglio dovrebbe essere qui... No, eccoli! In questa specie di torretta. Proviamo a girarli, andiamo qui sopra le scale, giriamo a sinistra. Scusa Andre, ma sto giocando a... Una mia prossimità! Sto giocando Andre a Medal of Honor perché mi voglio far del male. Ma dai, sei
sei un camperone! Sei un camperone! Ma vaffanculo! Ma vaffanculo! Ti ammazzo adesso! Non morire, zio, non morire! Scarsone, non morire! Grande! Non morire! Andiamo avanti! Dai! Quanto ci scommettete che lancio una bella granatu? Granatu! Nascondi! Grande! Raga, dentro, 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 uscite, andate dentro, andate dentro. Devo fare girare da qui, raga. Oh! Cioè, zio, ma che quanto cazzo sei resistente! Finalmente abbiamo sfruttato questa casa di sala, penso. Penso sia così. E infatti sia così, perfetto. Quindi spostiamoci da qui, andiamo a riprenderci gli avversari. Io sono mezzo morto, ovviamente. Giriamo qui a destra, speriamo di non trovare pezzi di merda ancora camperati, quindi no. Perfetto, muoviamoci, andiamo dritti. Bello del rosso e del fuoco, perfetto. Andiamo dritti, saremo queste scale, speriamo di non trovare avversari perché sono mezzo morto. Ok, 100% adesso. Muori, stronzo, che c'ho, bitch! Allora, andiamo avanti. Proviamo a passare questa porta. Ah! No, dimmelo, non vuoi morire! Questo rumore. Recupera energia, zio, recupera energia, recupera energia. Che adesso giriamo a sinistra e li ammazziamo tutti. Allora, dai, dai, recupera ancora, dai. Fa vedere quanto sono. Perf. Sto giocando meglio di me, raga, zio. Giocando meglio di me, proviamo a andare. Allora, vediamo un pochino. Traiettoria inversa. Ma stai dicendo? Rincogliente. Grandissimo, andiamo! Dentro, dentro, dentro. Sopra, sopra, sopra le scale, sopra. Grande, Shotbish! Mamma si cazzo! Grande! Una bestia, ragazzi, una bestia! Rifornimenti in arrivo. No, bastardi! Mi avete ciuppato i rifornimenti, no! Non conosco il gioco! Vai! Nascondiamoci, andiamo qui su veloci, su, 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 su! Rapidi, perfetto! Dai! Dai, sei un drollo! No, non ci credo, sei drollo. Zio, sei scarsissimo, non sei un vero soldato, non c'è neanche a salire di su. Dobbiamo andare qui, vediamo qui a sinistra, poi giriamo a destra subito per vedere se c'è qualche stronzo. Ho visto qualcosa che non mi è piaciuto, proviamo. Oh, però questo... Però non riesci neanche a salire questo, a saltarlo, dai! Ma sei un nubolo! Andiamo dritto e veloci, quello degli spari, speriamo di... Trovare qualche nemico! E dai! Ragazzi, non so se vi siete accorti di quanto sia duro muovere il fucile del mio stronzo compagno, del mio uomo. Vabbè. Del mio cazzo di stronzo. Dai, compari! 30 annus. Dai! Oh, grande. Mori, grandissimo! Granatu! Dai! Nasconditi! Grande! Dai! Vieni un altro, vieni un altro, un altro, un altro, un altro, un altro. Granatu! E dai, non muori, cazzo, ti prendi in faccia! Vediamo se riusciamo a entrare qui dentro, proviamoci. Allora, io provo... Che cazzo mi spari, stronzo? Allora, andiamo qui dentro, vediamo se riusciamo a provare... Vedete, ragazzi, almeno, se con la connessione... Muori, grande! Cosa è successo? Ah, l'ho ucciso io! Pensavo di non averlo ucciso, guardate! E salta, cazzo! Soldato di merda! Ti fai male dopo! Dai, quanto cazzo mi sta allagando, ragazzi? Quanto mi sta allagando? No, non ci credo, ragazzi, non ci credo! Io fra un po' spacco tutto, dai! Allora... Cioè, 4% di... Non mi ricordo, se non sbaglio, devo aver visto 4% di vita, però dai, ragazzi, non può... Vivere così, cioè così. Dai, e fritti ai coglioni. Fuori dalle palle. Giriamo qui a destra. Speriamo di trovare qualche nemico. Eccone uno. Vieni, vieni, esci fuori. Questa cosa, cos'è sta cosa? Mamma mia, mori stronzo. Poi scompare il corpo, ovviamente.
0,2 secondi. Ragazzi, io non so che cazzo dire, veramente. Oh! Alleluia, ragazzi! Alleluia! E poi ovviamente teste di cazzo che fanno. Oh! Testa di minchia, non fare casino! Ma veramente mi sta facendo incazzare, ragazzi. Oh yeah! No, no, ragazzi, scusate, devo uscire perché mi sta veramente rompendo il cazzo. Ok, ragazzi. Beh, spero vi sia piaciuta la puntata di Medal of Honor Warfighter. Questa volta non siamo stati connessionati. Cioè, non ci hanno fatto il culo quelli connessionati. Siamo riusciti a giocare tranquillamente senza nessun tipo di problema. Spero di poter in futuro, proprio in un futuro lontano, di rigiocare a questo gioco con una ottima connessione che non mi mette in difficoltà nel caso dovessi trovare un americano. Da Cure 93 è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao raga.